Io mi chiamo Norina e oggi sono qui con Bazul per mostrarvi come realizzare un buon video makeup tutorial che sia tecnicamente perfetto e bello e piacevole da vedere. Parte tecnica, è fondamentale avere una buona telecamera, quindi investite in una telecamera che registri almeno in Full HD. Questo è importante, specialmente quando si tratta di make-up, perché si gioca molto sui dettagli, quindi l'immagine deve essere nitida, i colori devono essere vibranti. Seconda cosa molto importante, sempre per la parte tecnica, è il set di luci. E qui online trovate veramente un po' di tutti i tipi, da quelle più economiche a quelle più costose. Decidete un po' in base al vostro budget quanto volete investire. Sono sicuramente molto importanti, però è molto importante anche come andrete a posizionare queste luci. Quello che vi consiglio di fare è di avere una bella luce frontale, una luce di taglio e una luce per illuminare bene lo sfondo. È a questo punto che inizia il divertimento, perché risolta la parte tecnica andremo a occuparci del contenuto di questo video. Qui è importantissimo che voi vi divertiate, è importante secondo me almeno quanto la parte tecnica, perché siamo qua per condividere la nostra passione. Quindi perché un video sia bello e piacevole da vedere deve essere innanzitutto bello e piacevole per noi realizzare quel video, quindi dobbiamo prima di tutto divertirci noi. E siate più creativi possibili, ad esempio se vi piace truccarvi e quindi realizzate video di make-up, potrete decidere di realizzare un trucco giorno e trasformarlo magari in un trucco da sera, perché no? Decidere di mostrare che vestiti abbinare, quindi fare un look completo, perché in questo modo, oltre che creativo, sarebbe anche un video utile. E quindi vestiti, trucco, total look. Ultimo, ma non meno importante, social.
foto, video, selfie, le luci ci sono, siamo vestite, siamo truccate, quindi perché no? Condividiamo la nostra passione in tutte le forme possibili.